Laura Mandi, un'amica di Innova, ha coordinato stamattina il tavolo sul rinnovare lo stato della pubblica amministrazione. Grazie per essere rimasta tutta la giornata a lavorare con noi e grazie per aver lasciato anche il Consiglio Comunale di Reggio Emilia. Grazie a voi, spero di non sparare molto i 5 minuti perché mi era stato dato un tema un pochettino limitato, cioè l'innovazione nella pubblica amministrazione dello Stato, cioè come innoviamo lo Stato. Siamo veramente in un argomento ristretto e succinto. E lo scorso anno ero già stata qui, avevamo iniziato un percorso ragionando su come si può innovare la politica e il modo di fare politica. Un ragionamento che secondo me anche oggi dovrebbe continuare, a maggior ragione vedendo quello che sta succedendo un po' in tutti i paesi occidentali, quello che è successo in questo ultimo anno. Questi sono movimenti che segnalano uno scollamento, direi, crescente, non calante, fra politica e cittadini. In questo anno abbiamo assistito a una vera e propria rivolta contro il potere costituito, da quello economico, da quello politico, contro la globalizzazione, contro quelle che abbiamo considerato le regole dell'economia, contro l'Europa. Una rivolta populista fino all'autolesionismo. Ad esempio, io mi chiedo con che gioia oggi i sostenitori che hanno votato Trump pensando di votare contro l'establishment si troveranno un ministro dell'economia che viene da JP Morgan oppure da Goldman Sachs, perché la scelta è fra i dirigenti di una di queste due, banche. Quindi li vedo molto bene. Non dobbiamo inseguire ciecamente i populismi, ma cercare però di rimuoverne le motivazioni. Perché dunque parliamo di innovare lo Stato e di innovare la pubblica amministrazione? Perché lo Stato non funziona, o meglio non funziona bene, non funziona come dovrebbe funzionare. Anche parlando della materia costituzionale, del referendum che si sta facendo, la prima domanda che pongo quando mi dicono ma perché volete cambiare la Costituzione? E io rispondo con un'altra domanda: perché vi sembra che adesso le cose funzionino bene? Se ci sembra che le cose funzionino bene, non parliamo di innovazione, non parliamo di cambiamento, non parliamo di miglioramento. Quindi parliamo di come innovare, di come cambiare, di come migliorare lo Stato. E la prima cosa che è emersa anche dal tavolo che abbiamo fatto stamattina è che, primo, il cambiamento va fatto dall'alto, cioè non possiamo cambiare i singoli rami dello Stato lasciando quello che è il potere decisionale centrale uguale identico. Secondo, che non è solo un problema di tecnologie, non è un problema di strumenti. Noi non possiamo pensare di risolvere i problemi di innovazione dello Stato e della pubblica amministrazione introducendo solo delle nuove tecnologie in un corpaccio, scusate il termine, assolutamente incapace di recepirle. Io ritengo personalmente, a mio parere, che sia un problema di semplificazione e di velocizzazione dei processi. Sull' esempio mi viene da ridere, cioè mio figlio studia come ingegnere aerospaziale, lavora con l'AGI e stava lavorando anche al monitoraggio dei satelliti, degli asteroidi che potrebbero cadere sulla Terra. E dico: bene, con la legislazione italiana, se oggi l'Agenzia Spaziale Italiana avesse il modo per fermare un asteroide che ci sta cadendo in testa, se seguisse tutti i regolamenti richiesti dalla nostra legislazione, partiamo dall'autorizzazione al trasporto eccezionale del vettore, del razzo, eccetera, sarebbe la fine dell'umanità segnata, perché non riusciremmo a eseguire in tempo tutti i passaggi richiesti. A mio parere occorre quindi ridurre il numero dei livelli decisionali. Da qui le scelte che si stanno ad esempio facendo, come l'eliminazione delle province, l'accorpamento dei piccoli comuni. Attenzione, qua abbiamo perso tanti referendum sull'accorpamento dei piccoli comuni. Perché? Perché non viene capito, non viene spiegato, forse non abbiamo spiegato bene, che non è solo questione di risparmiare un po' di soldi, non è solo questione di spendere meno, è questione di far funzionare bene una macchina
che per funzionare ha bisogno di tecnicità, ha bisogno di professionalità, ha bisogno di conoscenze che non possono più essere polverizzate in comuni da 500.000 abitanti. Perché tutte le volte che dobbiamo fare qualcosa di importante, penso all'Expo, dobbiamo nominare un commissario, perché non funziona, vado avanti un altro attimo. Ecco, occorre poi ridurre la sovrapposizione delle competenze. Pensiamo un attimo anche l'altra settimana, quando è venuto giù un bel cavalcavia, che si rimpallavano l'ANAS, la provincia, il comune, chi doveva guardare, tutti avevano visto le crepe. Tutti avevano visto le crepe. Prima di prendere una decisione, il cavalcavia è venuto giù, causando dei morti. È essenziale sapere a chi spetta una decisione e di conseguenza la responsabilità se qualcosa non funziona. Più abbiamo questa dispersione dei centri decisionali, più non abbiamo responsabili. Stabilire tempi rapidi e determinati per le risposte dovute dalle pubbliche amministrazioni, qui stiamo toccando un elemento veramente doloroso. Perché? Perché doloroso? Perché spesso altre esigenze, peraltro giustissime, confliggono con questa. Ad esempio, tutte le procedure che abbiamo dovuto introdurre contro la corruzione, contro le infiltrazioni mafiose e così via, hanno causato un allungamento delle procedure e dei tempi. Quindi bisogna cercare di ottenere lo stesso risultato senza però sacrificare troppo quella che è la semplicità e la tempistica delle decisioni. Pensiamo anche a un utilizzo maggiore del principio di sussidiarietà, cioè in molti campi possiamo anche delegare a strutture, a professionalità private, non dico privatizzare il settore, delegare però determinate funzioni e determinate scelte. In conclusione, i problemi a mio parere si risolvono con maggiore semplicità e trasparenza. Più sono complessi i procedimenti, più sono frequenti corruzioni, errori ed arbitri. È un processo lungo e difficile. Anche questa mattina nel tavolo sono state evidenziate le resistenze fortissime, sia da parte di chi si vede sottrarre anche minime frazioni di potere, sia da parte di chi si è adagiato in una nicchia lavorativa e di vita e non se ne vuole smuovere. Permettetemi di dire che parlare di deportazione per un'immissione in ruolo di un insegnante a 100 km di distanza dall'abitazione è un termine che non deve essere usato e che è sbagliato. Richiede da parte di tutti noi l'acquisizione di nuove capacità e competenze e per molti, ripeto, vorrà dire cambiare il proprio modo di lavorare e cambiare il proprio modo di vivere. Ma è l'unico modo per non vedere ampliato ancora ogni giorno il fossato fra cittadino e Stato. Un fossato che oggi è sempre più ampio. Non è più questione di non aver paura del cambiamento, come dicevamo anche l'anno scorso e come concludevo lo scorso anno. È questione di necessità del cambiamento. Di scegliere il cambiamento senza tentennamenti, senza sì ma forse, senza alibi, salvo esserne totalmente travolto. Grazie. Grazie. Stiamo avvicinando alla conclusione, è arrivato il ministro Pinotti che sta